Nel 32esimo turno del girone D di Serie D, il Borgo San Donnino pareggia per 1-1 contro il Prato, centrando il secondo risultato utile consecutivo davanti al proprio pubblico. In vantaggio dopo 28 minuti grazie al gol di Fogliazza, la squadra di mister Nicolini è stata raggiunta ad un quarto d'ora dal termine dal calcio di rigore trasformato da Tomaselli. Giovedì 14 aprile si tornerà in campo in trasferta contro la Bagnolese. La prima azione importante del match per il Borgo arriva al decimo minuto, murata alla conclusione di Lancellotti, poi ci prova Vecchi, ma la difesa toscana allontana il pericolo. Nell'occasione c'è qualche dubbio sul possibile tocco di mano di un giocatore del Prato, ma l'arbitro fa giocare. Alla 18esima, sugli sviluppi di un corner battuto da Finocchio, imbucata di Rossi per Casarini, che da distanza ravvicinata manca la deviazione verso lo specchio della porta. Poco dopo affonda Finocchio sulla destra, il suo cross viene intercettato da Vecchi che viene chiuso dalla difesa. Da dietro arriva Memetai che ci prova per due volte, ma un tocco col braccio costringe l'arbitro a fermare tutto. Alla 28esima il meritato vantaggio del Borgo, finta di Finocchio, la punizione dalla tre quarti, la batte Lancellotti che trova Fogliazza tutto solo a ridosso dell'area piccola. Il vice capitano del Borgo non lascia scampo al portiere Pagnini, realizzando così il suo primo gol stagionale in Serie D. Nell'ultima azione del primo tempo si fa vedere in avanti il Prato con un'incursione in area di Baic, ma la difesa del Borgo è brava a rifugiarsi in calcio d'angolo. Poche azioni salienti nel corso della ripresa, al 58esimo Baic va al cross da destra per la testa di Gissi che colpisce male, mandando sul fondo. Al 69esimo bella azione del Borgo, tocco in orizzontale di Lancellotti per Vanni, il sinistro dell'attaccante toscano viene deviato in corner da Sottili. Calcio d'angolo per il Borgo, segna Soregaroli, ma a gioco fermo perché l'arbitro aveva ravvisato un fallo in attacco. Al 74esimo spinge il Prato, Tomaselli entra in area e viene messo giù da Fogliazza, l'arbitro indica il dischetto, è penalty per la squadra di Favarin. Dagli 11 metri si presenta lo stesso Tomaselli che apre il destro, Frattini intuisce, ma non riesce a respingere. Il Prato trova così il gol dell'1-1 e per il giocatore classe 96 è il quarto centro stagionale nel campionato di Serie D. Tutta la squadra va a festeggiare nello spicchio di tifosi riservato al Prato. Dopo il gol subito rischia qualcosa in fase difensiva il Borgo San Donnino, azione prolungata della squadra ospite, poi Baic si trascina il pallone sul fondo, restituendo il possesso ai ragazzi di Nicolini. Dopo 4 minuti di recupero arriva il fischio finale del signor Garofalo di Torre del Greco, né vincitori né vinti, è 1-1 tra Borgo San Donnino e Prato.